Prego ragazzi, mi hanno kidnappato, mi hanno derubato, sono stato rapito. Sono stato semplicemente rapito da Edo. Sì, Edoardo mi ha letteralmente rapito. Mi ha messo in un corpo che non è il mio. Lucy, mi sa che abbiamo esagerato stavolta. No? Dici di no? Va bene. Fate arrivare questo video a 5.000 cazzo di like subito. Ora, in questo momento, non è un video dei The Show, non devi mettere dislike per forza. Signore e signori, King Ash con noi, io sto esplodendo, non ho parole, ciao! Ciao Ash! Ciao come Edoardo, stai? Edo o Edoardo, come preferisci che ti chiami? Edo, dai. Edo è molto più carino. Ciao Edo, come stai? Non me l'aspettavo. Non te l'aspettavo? Io non mi aspettavo che tu rispondessi a me. Tu sei nella top dei youtuber creator, dettore preferiti, cioè sei tutto, io in questo momento sto morendo. Grazie mille, ti giuro. Allora, non voglio mettermi a piangere, perché se fossimo off camera mi sarei messo a piangere, perché sono una persona che si emoziona facilmente. Quindi quando mi dici queste cose va a finire o che ti bacio nella maggior parte dei casi o che mi metto a piangere, cioè, sono due le opzioni. E io ho un rapporto di amore ed odio verso il tuo content. Okay. Amore perché ovviamente amo te, amo il tuo contenuto, mi fai spaccare delle risate. Ma io ho un problema con il cringe. Non che tu sia cringe, ma il fatto è che quando tu con quella faccia di bronzo vai vicino alle persone e fai quelle domande, io provo un imbarazzo, io mi allontano dallo schermo. Io non vorrei essere nei tuoi panni in quel momento. Quindi adesso tu mi spieghi, in quel momento davanti alle persone che fai quelle battute e quelle domande, tu cosa pensi? Come fai a mantenere quella faccia? Tu devi sapere che in realtà dal video sembra tutto più facile. Del tipo il video in cui sono andato a chiedere alla tipa dell'Apple di sposarmi, io prima di entrare all'Apple sono rimasto 2 ore, se non 3 ore, a pensare l'avrei voluto davvero fare o no. Io lì mi mettevo 2 ore e mezza davanti e dico no, non ce la faccio, me ne vado. Cioè non è che mi vergogno, è che c'ho proprio ansia. Cioè a fare questi video ho proprio ansia a farli all'inizio. Però poi quando mi ci metto dentro mi piace un casino e alla fine poi viene quello che viene. Ma quindi adesso mi devi raccontare qualcosa, qualche aneddoto off camera, qualcuno che ti ha picchiato malamente. Allora sono questo qua è bello. Sono andato alle Romerland e volevo registrare un video che era rubare i carrelli agli sconosciuti. Io sono andato già questo, già il titolo. Io sono andato da questo ragazzo che era con suo padre lì e prendo il carrello davanti a loro e me ne vado. Suo figlio mi chiama e mi fa oh, questo qua è il mio carrello. Guarda che l'ho visto prima io il carrello. Lui mi fa ma come l'hai visto prima te? È mio, cosa vuol dire? E gli faccio ma guarda che l'ho visto prima io. Cioè l'ho visto prima io, l'ho toccato prima. Tu non eri lì vicino, quindi lo prendo io. Guarda che stai facendo uno scherzo, spero. Gli faccio che scherzo? Questo carrello è mio, non è tuo, l'ho visto prima io. In questo preciso momento il ragazzo si gira e c'era la fotocamera. L'ha vista, appena l'ha vista è corso subito, proprio uno scatto, ha fatto uno scatto assurdo verso la fotocamera, l'ha presa e stava per romperla. Ha iniziato ad urlare sicurezza, ci stanno facendo un prank. E la sicurezza si è messa a ridere. Cioè che cosa vuol dire sicurezza, ci stanno facendo un prank? Non ci credo. Io ti ho scoperto grazie ad un post di Victor Laszlo 88. Parlami un po' di questa cosa, dimmi un po'. Victor credo che sia stata una delle prime persone, se non la prima, a credere in me. Cioè l'importanza di Victor nella mia crescita credo che sia stata essenziale ed importantissima. Vero, vero, grazie Victor. Eppure lui ti ha paragonato un po' al Mr. Beast italiano. Ti rivedi in questo? Allora, domanda bellissima questa domanda, proprio fantastica. Perché è nato tutto questa roba qui del Mr. Beast italiano, eccetera, no? Alcune volte. Perché io non aspetto di ricavare dei guadagni per poi spenderli. Nel senso che io spendo già, cioè io prima di che il canale si monetizzasse andavo a lavorare, facevo magari delle robe estive, dei lavoretti estivi o qualcosa, quello che è. Io li raggruppavo e facevo il video, tipo il video della cassaforte, rompo una cassaforte, no? Quel video ho pagato la cassaforte 150 euro. E alla fine l'ho distrutta e il video quanto ha fatto? Forse neanche è arrivato a 2 euro. Però a me non, cioè hai capito, alla fine mi è piaciuto un sacco questo video. Cioè è uno dei miei preferiti. Fighissimo. Questa è la definizione di passione, secondo me. Ci sta. Cioè, davvero, mi stai facendo arrossire, cioè, non so cosa dirti.
Allora Ash, adesso io ti mostro una foto e appena la vedi voglio che inizi subito a commentarla, ok? Ti dico solo che questo per me è tipo il reale motivo del tuo successo, ok? Pronto? Eccola qui. Allora... In gran parte sì, tantissimo. Anche se mi prende tante volte un po' per il culo. Ecco perché i suoi idoli sono i miei contro te, no? E lui pensa che io conosca i miei contro te, che loro siano i miei migliori amici e che quindi quando vado al cinema posso anche andare senza fargli pagare il biglietto. Ma in realtà non è così. Non è così. Però mette like a tutti i miei video. Ma sì, mi ha fatto troppo ridere una storia su Instagram, mi pare, che lo stavi tipo accompagnando all'asilo, però hai cominciato a comportarti come il suo bodyguard. E quindi tu tutto serio cominciavi a fare: signore, lo stiamo scortando, tutto a posto. Sì, tutto a posto. E lui tutto spaventato: dove dobbiamo portarlo, signore? E lui tipo: all'asilo. Io sono morto. Sì, era tutto spaventato perché non capiva. Pensava che da un momento all'altro l'avrebbero rubato qualcosa. Boh, non so. Io adesso mi dispiace. Mi dispiace, devo fare una cosa. È il momento in cui ti metto a disagio. Ah, pensavo ti dovessi spogliare o fare qualcosa. Va bene, vai, vai. No, se vuoi quello in privato, magari. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Va benissimo. Un quiz: quanto conosci i miei contro te? E secondo me tu rispondi tutto correttamente. Vai, speriamo. Sai davvero tutto della coppia di youtuber più scherzosa della rete? Se tu chiami internet rete, ok, vuol già, dire che non va bene già. Quindi insomma, i loro veri nomi sono Sofì e Louis? Vero o falso? No, è falso. Luigi Calagna e Sofia Scalia. Vabbè, non sono dei veri fan dei me contro te questi, non li conoscono. Bravo, diglielo. Li conosco io. Ecco, ecco. I loro fan si chiamano i Salmoni. Falso. Grazie, come si chiamano? Falsissimo. Devo pensarci perché questa qui è una bella domanda, allora. Ma è qualcosa tipo polipetti? No, non sono i polipetti. Le trote! Le trote, vero? È vero. Ma che... Le trote! I polipi. Non credo. Ma un po' come, cioè, i miei fan che mi scorfani. Come chiamo i miei? I King, cazzo. I King. No, Edoardo, allora io direi di... Cioè, nel senso, un'altra domanda sbagliata nei miei confronti e esco da questa... Posso linciarmi? Posso vergognarmi della mia esistenza, per favore? No, va bene, allora, va bene. Cioè, se ti vergogni, okay, possiamo sì, anche continuare. Io grazie, perdono molto, grazie, le persone. Non picchiarmi. Tranquillo, sono qui che non faccio grazie nulla. Grazie. I miei contro te vivono insieme da anni nella stessa casa? Vero o falso? Sì, da anni sì, sì, sì. Quindi vero? Vero. È falso, mi dispiace. Cazzo. I miei contro te hanno vinto il premio di webstar italiana preferita ai Kids Choice Awards? Allora, io so che mi sa che era andata Cecilia Cantarano, però non so se i miei contro te l'hanno vinto. Però io dico di sì sicuramente, perché con tutto l'hype che hanno, tutto il seguito che hanno. È falso. Ah, Edoardo, chiudi sta cazzo di chiamata ora. Non dovevi a prescindere iniziarla questa chiamata. Io non so con chi sto parlando. Cioè, ma anche... Allora, tu sul sito vedi che è falsa e io ho detto che è vera. Magari aggiustiamolo. Diciamo: ah, cioè, hai ragione. Andiamo avanti. Facciamo finta che non sia successo niente. Vai. Poi la tagli, no? Sì, taglio. I miei contro te sono anche cantanti. Sì. Ah, sì, davvero, hanno fatto tante canzoni. E non mi scordo dove vai, ai ai ai, e non mi troverai, ai ai ai. Canzone. Adesso abbiamo alzato questo episodio a livelli altissimi, grazie, grazie mille. In testa, questa canzone io ce l'ho qua. Quante volte suona in casa tua questa cosa? Non rispondo. Il primo video che hanno pubblicato su YouTube si chiamava Maze Runner Challenge? No. Ho sbagliato? Ho sbagliato. Dai, però, che cazzo. Guarda, facciamo una cosa. Dimmi. Mettiamo tutto a posto. Fai un piccolo appello al tuo fratellino e tipo dici che tutto è montato, tutto finto, tu in realtà sei il loro miglior amico e va tutto bene. In pratica lo stai facendo solo per il like di mio fratello. Stiamo parlando solo di like in questo momento, Edoardo. Per te mio fratello è un numero, come tanti altri, suppongo. No, dai, ti prego. Lo so, questa parte la metti, vero? Sì, che la metti. La metto, sì, ovvio sì, che la metti. Sì, che la metti. Sì, poi bam, tagliata quando parli. Io sono il miglior amico dei me contro te. Io conosco Luigi, conosco Sofia. Non dico lui e Sofì perché sembra più veritiero. Quindi, Mohamed, io sono i loro amici e Edoardo può confermartelo. Edoardo? La cosa che più mi colpisce del tuo percorso è il fatto che tu sei ripartito da zero su TikTok dopo un ban
a 100.000 followers. 150.000. Sì. Tu dimmi con quale energia e soprattutto hai raggiunto tipo 200.000 nella metà del tempo. Sì, è vero. Vai, spara, ti prego, spara. Allora, il punto più importante, secondo me, non è inutile come cosa, è raggrupparsi di persone, tra virgolette, ci tengono. Credo che siano stati loro, cioè Shota, ne abbiamo parlato prima, io sono stato bannato quando ero da lui, sono andato a dormire da lui, il giorno dopo mi sono svegliato e mi sono trovato il ban. E lui è stato uno tra i primi, quando io ho detto abbandono tutto, non c'ho più voglia di rifare 150.000 follower, lui no, mi ha detto continua. E Andrea mi ha detto la stessa cosa, mio fratello pure, un botto di persone. E un'altra roba è credere in se stessi. Cioè non dovete pensare che viene tutto facile, perché non è facile, niente è facile. Voi non avete idea di quante volte io mi sia messo a piangere. Cioè avevo già 150.000 persone che mi guardavano prima su TikTok, vado su YouTube e ho tipo 100 visualizzazioni neanche. Voi non sapete quante volte mi sono messo a piangere per quello, perché io dicevo cazzo, cioè perché a me piace un botto. Cioè non sto per piangere in questo, te lo giuro, ora che sto per mettermi a piangere mentre lo dico. E niente, cioè davvero dovete semplicemente credere in voi stessi. Cioè davvero la cosa più, cioè svegliati e fallo adesso, perché non è mai tardi. Cioè non è tardi. Ma sai qual è il fatto? Ma sai qual è il fatto? Io non ti ho fatto questa domanda per una semplice morale a fine video, non ti ho chiesto una chiusura. Il punto è che io ho pubblicato un video in cui dicevo che stavo per chiudere. Stavi per chiudere proprio? Io stavo per chiudere tutto, perché comunque io a 26 anni non vedo l'ora di farmi una mia vita, farmi una mia famiglia e tutto. Quindi stare dietro tutto questo e non ricevere quello che sento di meritare è brutto. Non è brutto, è difficile andare avanti. Quindi tu non hai idea di quanto io mi rivedo in queste parole. E sappi che per me sei un esempio. Allora, in questo momento tu sei il mio esempio. Non sto scherzando, perché con queste parole mi spingono ancora di più a fare contenuti, a non mollare. Perché io tu non hai idea, in questo mese io volevo cancellare sì o no il mio canale tipo al giorno 40 volte, per dirti. Volevo togliermi il peso, perché con lo studio, l'università, con magari i miei genitori, tante di quelle, non dormo. Poi però mi arriva il commento, mi arriva il messaggio di una persona che mi dice: guarda, ti va di venire, che voglio fare un talk show e così. Edoardo, ti giuro, mi hai migliorato la... Allora io domani devo scoprire se sono passato, cioè tra virgolette, se poi mi hanno preso all'università o meno, no? Io avevo un'ansia. Grazie a Dio sei venuto e mi hai alleviato questa cosa. Questa cosa non la mettiamo in live, perché sono sempre un debole. No. Devo sembrare un king, cazzo. Un king. Io sono un king, faccio parte del movimento dei king. Signore e signori, King Ash, grazie mille amico mio, grazie per essere stato con me, davvero, è stato un onore. Oh, grazie a te. Questo è Edoardo Falet Show, io sono Edoardo. Ash, davvero grazie mille, noi ci vediamo molto presto. Se volete supportare lo show, iscrivetevi, lasciate un like, commentate, condividetelo con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo molto presto, anche live in tutti i social che trovate qui in descrizione. È stato bellissimo, ci vediamo presto, ciao.